Sebastian Michael Rossi si chiude un anno, il 2017, che ti ha visto salire alla guida dell'Under 18, la prima squadra del Futsal Vasto. Un anno positivo comunque per la società biancorossa, la riconferma in Serie C2 con nuovi obiettivi ambiziosi. Il tuo bilancio di quest'anno com'è? Allora, diciamo che il bilancio del 2017 va diviso in due, perché una prima parte della stagione mi ha visto impegnato con la Juniores, dove abbiamo conseguito secondo me dei risultati eccellenti, anche in vista, in ottica futura, avendo lanciato diversi ragazzi in prima squadra. Siamo riusciti a arrivare secondi nel nostro girone, siamo arrivati alle semifinali di Coppa Abruzzo e diciamo che ci siamo attestati tra le prime 4-5 compagini a livello di giovanile. A livello giovanile. Quest'anno diciamo la palla delle giovanili è passata in mano a Domenico Giacomucci, che sta lavorando egregiamente, continuando e migliorando il lavoro dell'anno scorso. Per quanto riguarda diciamo la seconda parte della stagione, quindi quella, la stagione 2017-2018, in prima squadra ad oggi secondo me il bilancio è positivo. Gli obiettivi che la società mi ha dato sono quelli del raggiungimento dei play-off. Al momento siamo sesti, ma diciamo la classifica è molto corta, ci sono più o meno 5 squadre chiuse nel giro di racchiuse in 5 punti e secondo me sono alla portata, mi aspetto un girone di ritorno migliore in cui far vedere sempre di più i principi su cui stiamo lavorando. Inoltre 6 e 7 gennaio ci andiamo a giocare le Final Four di Coppa Abruzzo, che era diciamo un obiettivo non richiesto ma che abbiamo accolto in modo favorevole e speriamo di conseguire un risultato positivo, visto che a Vasto mancano trofei da diversi anni per quanto riguarda il futsal. Infatti il vostro lavoro con questa rinata società sta dando già i primi frutti, i risultati arrivano. Ci sono molti ragazzi che insomma stanno crescendo molto molto bene, qualcuno veste anche le maglie della rappresentativa, comunque anche nella prima squadra, oltre a un nucleo di giocatori di esperienza, ci sono comunque tanti giovani che insomma giocano tranquillamente, sì. Under 21 in prima squadra forse senza neanche pensarci troppo. Sì, diciamo che già da quest'estate l'obiettivo del presidente Giacomucci è stato quello di fare una campagna diciamo tesseramente improntato sui giovani e questo ci ha visto riportare per esempio Cassone Orticelli a Vasto e in più uno degli obiettivi era quello di dare sempre maggiore spazio e diciamo innestare in pianta stabile in prima squadra parecchi ragazzi della Juniores. Ci sono state diverse partite in campionato in cui l'età media era di 22,6 anni. Penso che sia una delle rose più giovani della C2. Ti dico un aneddoto, diciamo che dopo alcune sconfitte spesso ci mettiamo a analizzare, ma anche dopo buone prestazioni ci mettiamo a analizzare e scopriamo poi che diciamo, i nostri giocatori di esperienza spesso hanno 23-24 anni, quindi questa è una cosa che ci fa piacere e su cui vogliamo continuare a lavorare. Desiderio per questo 2018? Desiderio per questo 2018 continuare a lavorare bene sia come squadra che come società e continuare a costruire qualcosa di importante come secondo me stiamo già facendo. Domenico Giacomucci, presidente e anche allenatore dell'Under 21 del Futsal Vasto, che 2017 è stato per la vostra società? Allora, in questi primi 6 mesi da dire abbastanza positivi. Cresciuto il settore giovanile a dismisura, siamo aumentati sia con i bambini che con il livello di ragazzi avendo fatto il campionato allievi e soprattutto quest'anno avendo fatto un campionato under 21 con molti ragazzi 99, quindi sotto età. Addirittura abbiamo 2000 e 2001 che fanno un under 21 contro ragazzi del 96. In prima squadra abbiamo avuto il mister Michael Rossi, che è subentrato al sottoscritto che ha allenato l'anno scorso e che ad oggi ha portato ottimi risultati portando la squadra in semifinali di Coppa Italia Serie C2 e lottando per i playoff per la C2 per salire di categoria. Quello dell'anno scorso, la stagione dell'anno scorso era stata quella della conferma dopo questa bella rinascita
del calcio a 5 a Vasto. Quest'anno è l'anno che vi deve portare a raggiungere obiettivi importanti, avete allargato la compagine societaria, insomma il lavoro è quello giusto. Allora, il lavoro sicuramente è quello giusto, non ci siamo posti obiettivi grandi, nel senso, se arrivano i playoff siamo contentissimi, ma se non dovessero arrivare non è assolutamente una stagione fallimentare. Ovviamente facciamo una stagione con ragazzi locali, non paghiamo nessuno, quindi tutto quello che a fine anno traiamo le conseguenze. Se abbiamo fatto crescere un ragazzo, per noi dall'Under 21 alla prima squadra, per noi è il traguardo raggiunto di inizio anno. Quindi la C2 per noi è importante, sicuramente è importante far bene, però non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è far crescere i ragazzi. Lo diciamo e lo ribadiamo sempre. C'è una bell'area però per il calcio a 5 in città e anche nel territorio. Sì, c'è una grandissima area, una bellissima area, e si sente anche quando giochiamo in casa, perché a dispetto delle stagioni scorse il pubblico nel palazzetto è aumentato, segue la squadra con entusiasmo e abbiamo un bel ambiente intorno e stiamo facendo belle cose, quindi siamo contenti di questo. Che cosa chiedi al 2018? C'è qualcosa però, un desiderio che hai da chiedere? Allora, quello che chiedo è questo, di completare il settore giovanile prima cosa, perché abbiamo ancora dei buchi e questo dispiace, perché ogni anno se riempiamo tutti i buchi che abbiamo nel settore giovanile vuol dire che l'anno successivo abbiamo una squadra già formata per il campionato più grande, quindi maggiore. Per la prima squadra mi auguro di poter lottare a fine questa stagione per i playoff e magari raggiungerli e toglierci qualche sassolino dalle scarpe, tutto qui.